Viaggio astrale. Sento un grande calore come se avessi una bruciatura sul polso. Non oppongo resistenza. Adesso mi sembra di salire. Salgo. Mi accorgo che tocco il soffitto. Non voglio, ho le vertigini. Eppure volo. Ma sono fuori, sopra la casa. Ecco perché la televisione non mi funziona bene. L'antenna è tutta storta. Sento un martellamento al cuore. No, sto meglio. Cos'è quella? Una chiesa? Di quale quartiere? Non la riconosco. Sì, è la chiesa di Santa Croce. Sto sorvolando la mia parrocchia. Ma se sono appena uscito dal soffitto, o sono uscito di cervello? No, sono uscito dal carcere del mio corpo. Prendo coscienza della dimensione astrale, dondolo come su un'altalena. Ho già provato la sensazione in tanti sogni, o non erano sogni. Sì, ma adesso la sensazione mi pare più reale, la sto proprio vivendo in un altro stato di coscienza, più lucido e presente. Sorvolo il mio quartiere, più in là lo stadio olimpico, è incredibile. Vorrei rivedere il ponte Duca d'Aosta, dove si è incastrato mio zio con l'aereo. È possibile? No, per questa volta è sufficiente. Mi sento stanco. Come mi sento? Mi pare che proseguo bene. Bene, bene. Credo che potrò ritornarci, lo spero. Non sono impaurito. Sento un gran vuoto nello stomaco, al diaframma, come in aereo. Al momento del decollo. Ecco, sono tornato davanti al computer, sulla mia vecchia sedia ergonomica. Qual è la sensazione? Niente di strano. Mi sento più intontito del solito.